Diciamo che quest'atto nasce da un'iniziativa e da un appello che gli amici di Rifondazione Comunista hanno fatto sia alla Giunta che al Consiglio Comunale. Noi l'abbiamo trasformato in un atto per chiedere un confronto per tempo, per non ripetere quello che è stato, diciamo, il focus che è avvenuto durante il PNRR, perché è chiaro che da qui ai prossimi mesi la grande partita sarà quella dei finanziamenti dell'Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica, ed è fondamentale non fare l'errore che è stato fatto dalle destre sia in regione che in comune, che è stato quello di chiudersi a un dibattito e produrre documenti che hanno portato pochissimi soldi a Terni. Parliamo di 18 milioni su tematiche sensibili contro i 180-200 milioni che sono arrivati a Perugia. Quindi chiediamo un dibattito, perché i costi delle bollette incidono sulla qualità della vita di famiglie e imprese. Ecco, Renzo Carletti, diceva Simonetti, il caro bollette, insomma, è chiaramente il tema che sta tenendo sulle spine le famiglie ternane. Assolutamente, infatti da questo punto di vista l'idea è quella di lanciare una sfida. Il tema della transizione energetica, così come della transizione ecologica, non è più rinviabile, ancor più in uno scenario, quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla guerra, che sta portando ovviamente anche una situazione di rincari insostenibili. E quindi da questo punto di vista l'atto serve a lanciare una grande discussione che possa coinvolgere non solo le istituzioni cittadine, ma anche la popolazione. Vogliamo introdurre il tema della democrazia energetica. Democrazia energetica significa accesso per tutte e tutti a forme di approvvigionamento, significa condivisione dei mezzi di produzione energetica, significa iniziare un percorso intanto conoscitivo, ma poi anche strutturale, per individuare forme di produzione e di condivisione che dalle dinamiche di vicinato, condominiali, di quartiere, di unione dei complessi produttivi, fino anche ad arrivare alle stesse amministrazioni comunali che possono qualificarsi come comunità energetiche, immaginare una forma di approvvigionamento comune, immaginare una forma di redistribuzione democratica, immaginare una forma di partecipazione nelle decisioni che sono alla base di questo processo, immaginare una forma di costruzione di nuovo impiego e quindi immaginare una vera e propria rivoluzione, per cui pensiamo che Terni possa caratterizzarsi come un laboratorio anche dal punto di vista nazionale su questo tema.